Buonasera a tutti, siamo molto grati per questa ospitalità che si rinnova negli anni. Ho perso il conto delle occasioni in cui l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana è stata felice ospite di questo spazio che, come ricordava Padre Callisto e come mi è capitato di scrivere più volte, è aperto da tutti i punti di vista e credo che questo sia un segno estremamente positivo in momenti culturali che di aperture non ne mostrano moltissime, dobbiamo riconoscerlo, a tanti livelli. Se noi ripercorriamo anche le reazioni, gli echi che in questi 6 mesi il sito dell'Associazione Biblica ha raccolto, in oltre 3.500 contatti, e vediamo quali sono gli echi che di volta in volta vengono presentati da tutta una serie di riferimenti, un'indicazione che viene inequivocabile è quella di sondare, approfondire dati, riferimenti e dati culturali che siano il più possibile aperti dal cosiddetto interno delle chiese al cosiddetto interno della società civile, il più possibile evitando barriere, steccati e separazioni. Ecco, credo che il senso, tra l'altro, di questa nostra serata sia anche questo. Non perché pensiamo di essere gli unici che si sono occupati del tema che è racchiuso nel titolo, sarebbe ridicolo se pensassimo una cosa del genere, ma perché ci pare importante affrontare una lettura dei testi che parta esattamente dalla considerazione della globalità dell'umanità di tutti. E allora lo spirito con cui ci accingiamo questa sera a vivere la serata la Bibbia e le donne e la Bibbia, è esattamente questo. Certo, lo spunto è dato dalla pubblicazione dei 2 libri, L'Evangelo delle donne e Le donne di Dio, di Lidia Maggi. E noi siamo molto lieti e molto grati di avere con noi Lidia questa sera, perché questa sarà un'occasione per riflettere a partire da immagini, sensibilità, valori, che certamente toccano una prospettiva come quella, non innanzitutto della lettura femminista della Bibbia, ma della considerazione del ruolo, dell'importanza, del significato che le donne hanno dal primo al Nuovo Testamento per tutta una serie di prospettive che sono variamente presentate. Allora, in questa nostra serata noi abbiamo pensato di articolare così il suo svolgimento. Renzo Petraglio introdurrà alcune riflessioni a partire dal primo dei 2 testi, cioè Le donne di Dio, pagine bibliche al femminile, il testo che si occupa in particolare dei riferimenti primo testamentari, quindi delle pagine legate al primo testamento e delle figure femminili nel primo testamento. Io cercherò di fare alcune riflessioni che partano invece dal secondo volume, quello neotestamentario, sempre cercando di rispettare, per i pochi riferimenti che il tempo ci consentirà, di fare un riferimento innanzitutto ai testi biblici e poi riprendendo il commento che, per vari aspetti, e il fascicolo che avete tra le mani lo riprende, che Lidia Maggi ha dedicato ad alcuni di questi momenti. E dopo queste nostre introduzioni, noi siamo solo introduttivi questa sera, non abbiamo nessun'altra funzione. Daremo la parola ovviamente a Lidia Maggi perché possa intervenire secondo quanto il cuore, la mente, l'esperienza e i riferimenti le suggeriranno. Alla fine avremo spazio evidentemente per domande e interventi da parte di coloro che sono presenti. Non faremo notte inoltrata evidentemente, questo per la tranquillità di tutti, ma cercheremo di proporre dei riferimenti che speriamo possano essere di interesse per tutti i presenti in questa che è la prima delle iniziative di questo anno 2010-2011 dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana. Ecco, non tolgo altro tempo alla riflessione e cedo subito la parola a Renzo Petraglio. Cari amici, il mio compito di questa sera, diceva Ernesto, è quello di parlarvi del libro di Lidia, Le donne di Dio, pagine bibliche al femminile. È un libro che ci presenta molti personaggi femminili del primo Antico Testamento. Alcuni sono molti noti, la moglie di patriarchi, Sara, la moglie di Abramo, Lia e Rachele. Sono narrazioni che molte persone conoscono, ma che, se avete in compagnia di Lidia, ci rivelano aspetti sorprendenti. Ma nel libro di Lidia ci sono anche decine di donne che solitamente un lettore della Bibbia ignora o trascura. Ebbene, quanto
stasera vorrei fermarmi su una di queste storie dimenticate. È la storia di cinque sorelle che ci ha raccontato nel libro dei numeri. Innanzitutto il titolo di questo libro, il quarto dopo la Genesi, l'Esodo, i Leviti, i Numeri, l'hanno inventato i greci di Alessandria verso il 250 a.C. quando hanno cominciato a tradurre l'Antico Testamento, e l'hanno chiamato libro dei numeri in greco aritmoi, parola aritmetica, perché i primi 26 capitoli di questo scritto biblico cominciano con le liste di censimento. Primo capitolo c'è un censimento, capitolo 26 un censimento. Sì, perché in fondo Dio, rivolgendosi a Mosè, avrebbe ordinato, come si legge nel verso 2 del primo capitolo: rilevate le teste di tutta la comunità dei figli di Israele secondo i loro clani, secondo il casato dei loro padri, secondo il numero dei nomi di ogni maschio. Ecco, invece, nella tradizione ebraica, questo stesso libro ha un nome diverso. Midbar, vuol dire nel deserto. Eh sì, perché il libro comincia e parlò a Mosè nel deserto, nel Sinai, l'anno secondo da quando erano usciti dalla terra di Egitto. Nel deserto, si legge, e tutti i capitoli 36 capitoli di questo libro, ecco, hanno il deserto proprio come sfondo. La parola deserto nella Bibbia è una parola di grosso spessore, qualifica la condizione di persone ai margini. E la condizione di persone a margine, in alcuni casi, può essere una condizione felicissima, come quella di una coppia di innamorati per i quali il mondo scompare, e così si lasciano prendere l'uno dall'altro, no? Pensate al libro di Osea: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto, parlerò al suo cuore e lei canterà là, come nel giorno della sua giovinezza. Ecco, il deserto qualche volta nella Bibbia suscita una bella immagine. Ma la parola deserto può anche suggerire una condizione molto diversa: la condizione di chi è marginato, la condizione di chi è recluso o reclusa in uno spazio limitante e limitato. E penso alla condizione di tante donne. Se penso a me quando ero un ragazzino nel 2008, donne in casa, uscivano solo per comprare, per andare a messa la mattina o la notte, 5:30, e per lavare il pane e la lavatoia, che sono i ricordi che io ho di allora. I loro diritti dove erano? 1955-60. Prima erano figli di un uomo e poi mogli di un capofamiglia, ma mai persona che dito. E quando si è posto il problema del diritto di voto, si diceva da concedere alle donne, la risposta era: le donne stiano in casa a fare un cazzo. Chi ha una certa età si ricorderà di cose di questo genere. Ebbene, vi domanderete: perché mai riandare questo oscuro medioevo che è durato molto a lungo in Svizzera, fino a 40 anni fa, e che nelle chiese rischia magari di durare ancora a lungo, per qualche secolo forse? Ecco, in fondo, per farlo crollare basterebbe il libro dei numeri. Sì, perché il libro dei numeri, da questo punto di vista, può rappresentare veramente una gambata d'aria fresca. La prima parte del libro dei numeri, i primi 25 capitoli, ci presenta così la vecchia generazione, che è obbediente, quasi quasi di un'obbedienza meccanica, però ecco, dietro questa superficie di obbedienza, ecco, c'è la ribellione a Dio che poi verrà cancellata. E poi c'è la seconda parte del libro dei numeri, invece, dove c'è una nuova generazione, si apre con un nuovo censimento, il capitolo 26, e poi ecco questo nuovo censimento che può orientare il popolo di Israele per l'insediamento nella terra promessa. Ebbene, è interessante proprio fermarsi su questa seconda parte del libro di Numeri, perché ha come cornice, se comincia il capitolo 26, ha come cornice due racconti che concernono delle donne. Due racconti che concernono delle donne che hanno dei nomi un pochino particolari. Allora, il libro comincia a dirvi che c'era Giuseppe, ricordate questo Giuseppe, poi in Egitto, eccetera. Ecco, e poi la genealogia di Giuseppe c'è in Manasse, c'è Manasse da cui nasce Machir, c'è Machir da cui nasce Galaad,
da Galaad 6 figli, tra i quali uno si chiama Hefer, e poi da Hefer Zelofehad. E poi il testo continua, è proprio la traduzione alla lettera di questo passo. E Zelofehad, figlio di Hefer, a lui non furono figli, ma solo figlie. E il nome delle figlie di Zelofehad? Mara, Noa, Ola, Milca e Tirza. Così ci viene detto appunto nel capitolo 26 del numero del verso 33. E il narratore fa nascere dentro di noi sensazioni diverse, contrastanti. La prima è con papà, dal nome Cupo, Zelofehad, che vuol dire all'ombra del terrore. E il terrore è un po' come nel libro della Genesi, potrebbe evocare Dio al terrore di Isacco. E la prima di queste cinque figlie deve essere una figlia nata malaticcia, al punto da portare il nome Mara, che vuol dire malattia. Ma poi, ecco, per fortuna la storia della famiglia prende una piega diversa e si orienta verso la fiducia, con figlie che portano nomi ricchi di fascino, Pernice, Angelo, Stupendo, Regina e infine Piacere, in ebraico Hodla, Milca, Tirza. Che papà abbia progressivamente accettato di non avere figli maschi e si sia rallegrato di avere ragazzi affascinanti, che lo sa. Ma veniamo al racconto di numero 27, cinque sorelle che si interrogano sulla vita e su un possibile futuro di papà, che è morto, un possibile futuro legato alla memoria e alla terra promessa. E Lidia, abbiamo il testo citato qua a pagina 2, seguendo il racconto biblico fa parlare queste cinque sorelle così, se guardate il penultimo capoverso, di pagina 2, che ne sarà di nostro padre? È morto dopo 40 anni di deserto e non era, da quelli che si ribellò, un uomo giusto che non ha avuto figli maschi. Questo significherà forse che per lui non si adempia la promessa della terra? Per coloro che sono morti durante il cammino nel deserto, la promessa si compie nella generazione successiva. Perché dovrebbe il nome di nostro padre scomparire dal mezzo della sua famiglia per non aver avuto figli? E la soluzione posta dalle cinque donne: dateci una proprietà in mezzo ai fratelli di nostro padre, ovvero permetteteci di ereditare la parte di terra che sarebbe stata destinata a nostro padre. Questo il discorso di queste cinque donne coraggiose davanti a Mosè, davanti al sacerdote Eleazar, davanti ai principi, a tutta l'assemblea, all'ingresso della tenda del convegno, si dice nel capitolo 27 di Mosè. Ebbene, il narratore continua con una sorpresa. Se le cinque donne chiedono un intervento di Mosè e dei maschi del popolo, il narratore biblico osa addirittura presentarci Dio, un Dio che interviene direttamente nella questione. E avviene nel verso 7 dello stesso capitolo, dove si legge testualmente: le figlie di Zelofehad hanno parlato intensamente. Dare, tu darai a loro una proprietà, un patrimonio in mezzo ai fratelli di loro padre, e tu farai passare ad esse il patrimonio di loro padre. Così, nel libro di Numeri, capitolo